Evo, inegi, autore. La notte se ne va, un uomo se ne va, un uomo nella notte se ne va, una barella, forse sono morto, qui ci scappa una foto, la blow up, ma chi saranno? Turisti? A quest'ora? Quella è una statua. Vuoi vedere che sono i ladri? E qui ci vuole una foto. Che servizio, ragazzi! Un momento che arrivo! Che cretino, ci manca l'obiettivo. È giù. Eccomi pronto! Furto d'opera d'arte. Guarda che facce. C'è anche lo sfregiato. Se non è un ladro quello lì con quella faccia. Accidenti, a me ci vuole il flash. Nascondono per poi. Sembra un'ambulanza. No, è un furgone del latte. OZ777. Il lattaio di James Bond. Che titolo, ragazzi! Giovane reporter, fotografo, scopre un furto clamoroso. Dai Alberto, l'ora tua! Sono spariti tutti. E dove? Ecco la porticina. È lì che l'hanno portato. Bravi. Loro avevano una scala. Troppo alto. Eppure ci sarà un posto. Di qua. Dai Alberto, forza! Vai! Ah.
guarda dove vanno a mettere una porta. Ma qui non si va da nessuna parte. Che siano ridiscesi mentre si arrivano le scale? Eh no, non facevano il tempo. Ehi! Ehi! Aprite! Aiuto! Aprite! C'è stato! Ciao, porta. Non ci vedremo mai più, io e te. Che fifa. E adesso... Aia! Porca miseria! Cosa vuole lei? Nichts. No, lei ride. Guardavo soltanto. E questa cosa sarebbe? Non lo vede? Per una piccola offerta. A quest'ora? Per il signore, qualsiasi ora è buona quando si tratta di far del bene. Ecco. Deve essersi sbagliato, signore. Questo è un gettone. Oh, scusi. Oh, a proposito, devo chiamare Caterina. Lei non la conosce, è la mia fidanzata. Se ritardo mezz'ora a chiamarla, guai. Senta, un momento. Scusi, lei è sicuro di non avere... No, io non ho. Lei non ha... Non ho. Va bene, devo scappare, arrivederci. Scusa un po'. Prego. Ma questo qui è vivo. No, è solo cadavere. Ma l'ho fotografato io pochi minuti fa. Ah, dottor, se vede che è risuscitato. Ma scusa un attimo, Lo sa perché? Perché? No! Sì, proprio lui. Guarda, guarda che foto, domani tutta la città ne parlerà. Esagerato, a me basta che si parli di me, dov'è? È qui in prima pagina. Ma c'è solo un morto, e nemmeno mi somiglia. Ma Caterina non capisce, lascia la manica. No, e non me ne importa niente. Sono 2 mesi che mi hai promesso di far pubblicare una mia foto sui giornali. E invece ecco qua. Ma chi è? Cosa ha fatto? Chi lo conosce? E poi che gusto fotografare un morto. Questo è il bello.
Il morto non è morto, è vivo. Ah sì? E te l'ha detto lui? Quasi. Adesso, per piacere, lascia stare i cadaveri, perché già mi è passato l'appetito, oh, va bene? Ma Caterina, ma non capisci? È la foto dell'anno. Io posso dimostrare con questa fotografia... Ah, Alberto! Irina! Come stai? È un bel pezzo che non ti facevi vedere. E dove sei sparito? E questa chi è? Questa è la mia... È Caterina, la cantante. Non l'hai mai sentita? Ah, brava! Canta la piccola! Bene, io vi lascio. Telefonami quando puoi. No, non puoi. È troppo occupato. Ah, occupato a far cosa? A fotografare i morti. Buona questa! Non ci crede? Guardi qua. Sì, ciao Alberto, ciao piccola. Ci vediamo. Andiamo? Signorina? Niente. Non mangia. Le donne non mangiano mai il primo, hanno paura di ingrassare. A me spaghetti. Va bene. Grazie. Con questa foto farò dei milioni, lo capisci? Già vedo il titolo. Morto che risuscita. Ma te ne rendi conto? Stai tranquillo, tu i milioni non li farei mai. Perché? Perché non sei del bel numero. Lo dice sempre Pinocchio. Cosa vuol dire? Ci sono quelli del bel numero e quelli no. Tu non lo sei? No, e così non sono del bel numero. E per questo non farò i milioni. Tra l'altro Pinocchio dice Invece i milioni li farò, te lo farò vedere. Sarà, per certe tue amiche è molto più facile. Di chi parli? Di quella cretina là. Chi è questa, ciao piccola? A proposito, hai visto che reazione ha avuto quando ho visto la foto? Non era affatto normale. Per forza non è normale, è una cretina. No, no, non è affatto cretina quella lì. Aspetta un attimo. Pronto? La redazione? Mi dà il signor Lucherini? E se non c'è mi dà Mazzulla? Sì, Mazzulla. Pronto? È Lucherini? Buonasera, sono Pier Giorgi. Sì, il fotografo? Quello che volevate licenziare per scarso rendimento. Le telefono perché ho semplicemente tra le mani il colpo più sensazionale di questi ultimi 10 anni. Voi avete pubblicato la fotografia di un annegato con una larga cicatrice sul viso? Sì? L'ho fotografato anch'io. Sì, lo so che non si possono pubblicare 2 volte le stesse fotografie, ma voi l'avete pubblicato da morto. Io l'ho fotografato da vivo. Già, 1 ora fa. No, no, non dico balle. No, no, non sono matto. E le dirò anche che... No. 00777. Ma quello non è lo stesso furgone? Ma sì, è proprio quello. Scusi l'interruzione, ma la storia non è ancora finita. No, non gliela posso raccontare perché non so neanch'io come vada a finire. Niente, eh? Lo immaginavo. Ma se l'hanno portato. Se l'hanno portato qui c'era qualche ragione. Niente.
si è aperta. La barella del furgone. Ah, no. Un ascensore qua dentro. E a cosa serve? Su non può andare. Vediamo se va giù. E qui dove siamo? Ma guarda, guarda. Ma no. Qui è meglio tornare. Ehi. Ehi! E adesso cosa faccio? Mi sta bene. Eccomi qua. E dove vado adesso? Mi sta bene. Voglio fare il curioso e mi caccio dentro. Ecco, guarda che pasticcio. Adesso ci sarà un'uscita qua. Sta calmo, su. Calma. Un uomo nella notte se ne va, un uomo nella notte se ne va. E allora Senta, scusi, vuol dirgli di sbrigarsi? Qui sta diventando tutta una colla. Va bene. Grazie. Prego. Mi dispiace, signorina, non c'è. Ah, non c'è? Deve essere andato via. E allora museo sotterraneo. Guarda che belle statue. A lei. Le fotografo tutte. Questo sì che è un colpo. Un museo sotterraneo nel cuore di Roma. Guarda. Ma... no, una macchina qui dentro. Ehi! Ehi! Siete matti! Ma volete ammazzarmi? Siete impazziti! Aiuto! Aiuto! Disgraziati! Cosa volete da me? Ehi! Mi voglio schiacciare! Ma chi sono? Ma sono impazzito! Sono in trappola! Dove vado adesso? Aiuto! No! Accidenti! Che forte! Svegliati, dai! Dai!
Su, non far finta di non avermi sentito. Oh, andiamo bene, ne aveva già poche. Benissimo, chissà chi è di turno ora. La bionda, la castana, la rossa, ce n'è per tutti i gusti. Bene. Vediamo se Barbara. Scusi il disturbo, ma vorrei un'informazione. C'è Barbara? No. Beh, sì, capisco che lei è un uomo. Lo sento dalla voce. E capisco anche che sono le 2 del mattino e per questo che l'ho detto scusi il disturbo. Ma vede, lei è proprio sicuro che sua moglie, o magari sua sorella, o sua figlia, insomma qualcuno della sua famiglia non si chiami Barbara? Però ne sanno di parolacce a Roma. Adesso cambio tattica. Pronto? C'è per favore Alberto? Ma come sarebbe a dire la latteria? Ma scusi, ma non sono chiusa a quest'ora le latterie? Quello deve aver cambiato tutti i numeri. Magari il 3 vuol dire 4 e lo 0 vuol dire 1. E se fosse la verità? Dove è andato? Ma guarda che gusti, fotografare i morti vivi. Ah, il giornale! Ecco, potrebbe essere lì. Pronto? Il giornale? Scusi, mi dà la redazione, per favore. Ah, chi è? Il dottor Lucherini? Come sta, dottore? Sono la fidanzata di Alberto Piergiorgi. Come ha detto? L'uomo con la cicatrice? Allora ha telefonato sul serio. Agitato, dice. Ma allora gli è successo qualcosa di grave. Ma sì, sì, stia tranquillo, che io sono calma, sono calmissima. E buonanotte. Oddio, gli sarà successo qualcosa di grave. La ringrazio ancora. Dica, è ferita? No, E cosa dice? È giapponese? Yes. Ah, è molto bellina lei. You are very beautiful. Thank you. Ma cosa fa qui lei? What you do here? Come on. Sa che l'abbiamo scampata bella? Come on. Ah, guarda come va sicura. Proprio è vero che i turisti ne sanno più di noi. È Stark, è buio qui. Come on. Dove vuole andare? Conosce la strada? Come on, come on. Ma. Novità? Signor Sì, ci sta un amante che vuole per forza parlarle, sta nel suo ufficio. Ora vedremo. Tu va pure. Tu devi tornare alle 5. Va bene. Se non si trova, i casi sono 2. O è andato a donne o è morto. Se è morto... se è morto, campasse almeno 100 anni, un altro come lui non lo ritrovo più. Ma se è andato a donne, lo rompo! D'accordo, d'accordo. Per quanto riguarda l'ipotesi della morte, all'obitorio non c'è. Negli ospedali non risulta. Che cosa vuole che faccia? Che lo comunichi alla volante? E certo! Senta, signorina, ha ragioni. Qui non si tratta di un bambino smarrito. Qui si tratta di un uomo che è in giro da 3 ore soltanto. 4! Va bene, 4!
E anche se fossero 5 o 6? Senta, signorina, lei adesso vada a casa e non ci pensi più fino a domani mattina. Domani mattina ci vediamo qui e ragioniamo con calma. Io di qui non mi muovo. Pronto, qui stacchi. Segnalazione ufficio scomparsi? Di pure. Notizie d'Alberto? No. Ma glielo dica che lo cerchino, ma chi aspetta? Silenzio! Scusa, non dicevo a te. Aspetta un attimo. Ma come? Avete un ufficio scomparsi e per Alberto non serve? Signorina, vuol stare lì quieta? No. Non farla muovere. Commissario! Pronto? Scusami, di pure. Archeologo Battenberg Wilfred, età 60 circa. Prendi nota. Battenberg Wilfred, 60 anni, tedesco, statura 1,72 circa, capelli folti, brizzolati, dell'Istituto Superiore di Etruscologia. Scomparso da 24 ore. Trattasi presumibilmente di sequestro di persona. Ma allora lo hanno rapito? Chi hanno rapito? Stia zitta, non sono cose che la riguardano. E poi le ho detto di stare di là. Va bene, ho preso nota. No, qui da noi tutto a posto. Nessuna segnalazione di scomparsi. Ma come, signor commissario? E di Alberto non gli dice niente? La smetta, signorina, o la chiudo in camera di sicurezza. Ma io... Stia zitta! Ma io non so che fare. Beh, ora glielo dico. Ah, senti, qui c'è un altro scomparso. Sì, Pier Giorgio Alberto, 38 anni. Statura 1,80 circa. Anche 81. Statura 1,80 circa. 1,81. Come? Sì, certo, su denuncia della fidanzata. No, figurati, soltanto da 3 ore. 4. Si trovava al ristorante Il Fontanone. Va bene, tienimi informato. Contenta ora? Che cosa gli ha detto? Beh, fanno subito il fonogramma e si metteranno a cercarlo. Ora se ne torni a casa, se avremo notizie le telefonerò. No, io resto qua. Va bene, si metta comodo almeno. Scusi, mi lascia passare, io ho altro da fare. Tu tienila d'occhio. Questi sono gli ultimi flash, eh? What? Dico finish, kaput, se finì, siamo fregati. Have you a match? What? Sono finiti i fiammiferi, ne hai tu? Oh, eccolo qua uno. Eccolo qua. Chissà dove siamo andati a finire qua, eh? What? Ah, già che tu non capisci. Non sono neanche riuscito a sapere cosa fai qua dentro tu, hm? What? Ah, con questi what, se dici un'altra volta what, guarda, m'arrabbio, eh? What? Vabbè. Qui c'è un muro. Niente, torniamo indietro. Ehi, c'è un buco lì. Tieni un momento, tieni questo. Passami. Ehi! Lo vedi, c'è del chiaro qua. C'è un passaggio. Forse di qua usciamo. Dammi la mano. Attento alla testa, eh? Così. Tieni tu il fiammifero. Ecco, dammi qua. C'è una scala, vedi? Forse usciamo di qua. Vieni. Accidenti, com'è lunga. Chissà dove siamo qua. Coraggio, che forse ce la facciamo, eh? Sei stanca? Una scala chiocciola, eh? Deve essere una torre, un campanile. Coraggio, eh? Che fra poco troviamo l'uscita. Vedi che c'è del chiarore? Sei stanca? Elito. Un po'. Cambiamo fiammifero, va? Se no... ancora 4. Su. Vieni, va. T'aiuto io.
Accidenti, quanti ce n'è ancora? Stanca? Sì. Aspetta, coraggio, su. I'm tired. Tired? Come non puoi, devi farcela. E va bene allora. Senti, rimani qua, eh? Stai tranquilla, vado su io a vedere, eh? Non spaventarti del buio, eh? Tanto non ci può essere ancora molto. C'è una porta! Ehi, c'è una porta! Eccola là, casa, dolce casa. Buongiorno, signore. Bene alzato. Ma lei non è... Piacevole, vero? Quando uno ha finito un lavoro, ricominciare da capo, non le pare? Ah, perché lei credeva che io volessi fare patapumpete? Patapumpete, espressione onomatopeica. Non fa patapumpete un corpo quando cade da quell'altezza. Fa patapanfete. Ah, scusi se la interrompo, sa, ma io ho qualcosa quassù che dovrei portare qua giù e non ce la faccio da solo. Puoi aiutarmi? Spiacente, ma i regolamenti parlano chiaro. Noi dobbiamo raccogliere soltanto ciò che si trova sul suolo stradale. Potrebbe buttarmela giù? No, guardi, non posso. Cineserie? Quasi esatto. Capisco. Spiacente di non poterle essere utile, signor Piergiorgi. Ehi, bellina! Ce l'ho fatta, sai? Ho trovato la porta d'uscita. Che hai? Stai male? Ehi! Il polso è normale. Su, rinvieni! Ci sono ancora pochi gradini, poi siamo usciti. Su! Ma che hai? Non morirai mica davvero, eh? Sarebbe una vigliaccata. Ehi! Oh, santo cielo! Ecco, ti metto qua, eh? No, troppo alto. Sul grammofono, no? Ecco. No, mi dispiace, ma qui non c'è posto. Lo vedi che non c'è posto? Guarda. No, lì no. Va bene, ti porto a letto, eh? Cioè sul letto. Non aver paura, eh? Siamo quasi arrivati. Ma tu quando parli non si capisce niente. Quando non parli è peggio, perché sei svenuta. Scusa se passo prima io, eh? Ehi. Ehi, sarai mica morta, eh? Ehi! Sveglia! Ma che sei morta? Oddio. Destra, sinistra. Qui. Tac, tac, tac. Sei viva! Tutto bene! Soltanto che dovresti un po' rianimarti. Ah, la respirazione bocca a bocca. Se mi vedesse Caterina fa la respirazione già Caterina. E se quella arriva da un momento all'altro? Ehi, sveglia! Ehi! Se arriva Caterina si prende a schiaffi tutte e due. Ci vuole qualcosa di forte. Questa, no. Ecco, questa qua. Questa risuscita anche un morto. Risuscita un morto? E se muore? Se mi muore in casa? Io telefono alla polizia. Pronto? Pronto, signorina, mi dà il numero del commissariato?
Grazie, grazie mille. Speriamo in bene. Che pasticcio. Pronto? Pronto, chi parla? Qui il commissariato. Ah, senta, brigadiera, qui parla il fotografo Pier Giorgi. Alberto! Sì, Alberto, brava. Dunque, la cosa è un po' difficile da spiegare. Io avrei trovato una giapponese, cioè trovata qui in casa. E in questo momento è a letto, nel mio letto, cioè non nel mio letto, insomma, ma io sono giù, lei è su. Insomma, io ho trovato questa giapponese, ma nel frattempo ho perso una ragazza. La sua fidanzata? Brava, la mia fidanzata, cioè non proprio fidanzata, è una semplice conoscente. Ma quella lì non è giapponese, ma non so dov'è, neanche lei, perché 5 giorni che non la vedo. Le dico subito, è altezza normale, sempre spettinata. Età 25 anni? 23, idiota! Idiota? Caterina! Ah, sei tu! Meno male che sei a casa. Senti, ho sbagliato numero, mi dispiace, volevo chiamare il commissariato, ti chiamo dopo, eh? Sì. Ma guarda, la forza dell'abitudine. Volevo chiamare il commissariato e ho chiamato Caterina. Meno male che è salva, va? Meno male. Pronto? È ancora lui. Pronto, brigadiera? Dunque, io sono il fotografo... Alberto Piergiorgi. Brava, Alberto Piergiorgi. Dunque, io volevo dirle... Di sporcaccione! Sporcaccione. È Caterina. È il commissariato. E io le ho detto tutto. Oh, la giapponese. Adesso Caterina viene qua e la trova. Io che guaio. Da dove telefonava? E che ne so, fa tutto lei. So io dove trovarlo. Adesso vado a casa e lo rompo, glielo assicuro. Devi sparire immediatamente, sai? Prima che arrivi quella là, se no sono dolori per tutte e due. Mio, idem, mio. Sono, non capisco niente, inutile che parli. Siediti qua, devi bere qualcosa di forte. Ecco, bisogna bere delle cose forti, come questa. Ancora. Ah, così stai meglio, vedi? Vedi che ti alzi? Su, t'aiuto io. Mio, idem. Senti, mio. È inutile che parli, guarda, non capisco. Idem mio. Il giapponese non lo capisco, non l'ho mai studiato, non potrò mai studiarlo, non lo imparerò mai. Su, adesso vattene. Cerca di capire me, su, vai. Prendi una macchina. Guidare macchina. Mio, tu, mio, prendi mio, ma... mio. Ma... Non importa, impara, se non sai impara. Vai, ciao, ci vediamo. Uff. Vediamo. Allora qui, tutto in ordine. Meno male. E adesso a letto, finta di dormire. Ma perché tutto sto panico? Perché tanta paura? Vabbè che lei mena, eh? Lei va avanti a sberle, manco uno dice una parola, le viene su, pacco una sberla. Ma io sono un uomo. È l'uomo che porta avanti nella vita il mondo. È l'uomo che contribuisce al progresso. Basta guardare le strade. Via Mazzini, via Cavour, via Stendhal, Quintino Sella, piazza Donizetti, piazza Wagner. Un giorno ci sarà anche la mia via. Via Alberto Piergiorgi. Non ci sarà mai via Caterina Malfatti. E cos'è tutta l'importanza che diamo alle donne? Sta paura, è ora di finirla. Basta. Io devo essere un po' scosso. Calma, appena vieni su. Tu sei una donna, io sono un uomo, il padrone sono io. E basta, senza paura. Alberto! Eccolo lì, adesso viene su, mi dà una sberla, mi dà. Io devo essere uomo, devo farle capire una volta per tutte che se mi dà uno schiaffo, sta fresca poi. Alberto! Oh, Alberto, ma che fai, non rispondi? Cosa gridi? Calma, abbassare la voce. Ma non rispondi! No, non rispondo. Non rispondo quando mi si chiama a 100 metri di distanza. Non mi si chiama per le scale, si viene su e si parla normalmente. E non gridare! E non rispondevo perché stavo pensando. Io ho un mio mondo, sono un uomo. Ho le mie responsabilità. Ogni tanto io penso, ho dei problemi. E non mi lascio interrompere da una ragazzina. Va bene? Scusa. Scusa niente. E poi un'altra volta non si entra così in una camera. Questa è una camera da letto. Fidanzati, fidanzati, non importa. È una camera da letto, prima si bussa. Ma... Si chiede permesso, se uno lo dà, allora si entra. Io sono un uomo. Da oggi in poi mettitelo bene in testa, sono un uomo, io... E tu sei una ragazzina.
Va bene? Poche domande. Se vuoi andare d'accordo, basta. Il padrone sono io. È l'uomo che decide, che pensa, che ragiona e che ha dei problemi. Scusami. Scusata. Posso almeno darti un bacino? Mm? Certo che se è tutto vero quello che hai detto, sei in pericolo. Eh sì, se mi trovano, mi ammazzano subito. A mia materontola? La tua zia Arziglia? Quella che mi fa mangiare la creme caramel fatta con le uova di tacchino, ma neanche per sogno. Aiuto! E chi è? Oh, niente, l'avvisatore di sviluppo. Vuol dire che le fotografie sono pronte nella bacinella. Alberto? Apro? No, non aprire, se no prende luce! Alberto? Senti, com'era? Chi? La giapponesina. E che ne so io? Là sotto c'era buio. Ma no, ma chi ti parla di là sotto? Mentre telefonavi alla brigadiera, la giapponesina era in camera tua. Per l'esattezza era sotto la camera. Sotto la camera? Certo. Cosa c'è sotto la camera? Cosa c'è? C'è l'anticamera. Brava. E lì stava la giapponesina. Proprio lì. Dai, non scherzare, dimmi com'era. E va bene, se poi ve lo vuoi sapere, era brutta. Un mostro. Non farmelo ricordare. Alberto? Albertino? Ma sei proprio sicuro che quella giapponesina fosse poi tanto mostruosa? T'assicuro, un mostro. Un mostro nella notte se ne va. Un mostro nella notte se ne va. Un mostro nella notte se ne va. Vuoi svilupparle qui? Scusa, cara. Credevo tu stessi dormendo. Non volevo disturbarti. Le sviluppate sì o no? No, ci vuole un processo un po' lungo. Senti, tu sei un po' stanca, Perché non vai a dormire? E le fotografie? Le vediamo domani. Va bene, mi fai un favore. Vai su a prendermi la borsa. Subito, cara. Un mostro nella notte. Glielo do io il mostro. Ma Dima, non vuoi che ti accompagni a casa? Processo un po' lungo, eh? Eh beh, sì. Il mio invece sarà brevissimo. Prima di tutto, lei non è una giapponese. Seconda cosa, non è brutta. Terzo, tu sei un mascalzone. E quarto, questa è una sberla. Ciao! Cosa migliore è berci sopra, va? Hai capito lo giapponese? Alla larga delle donne, come dice il proverbio, Caterina e la giapponese fanno morire Alberto in un mese, guarda lì che faccia. Stanco, bianco, pallido. Anzi, giallo. Toh, sono diventato giallo, guardami. Oddio! Ma cosa fai tu qui? Chi ti ha fatto entrare a te? Ma santo cielo! Come on! Ma che come on d'Egitto? Io non vengo! I don't come, you go away! Come on! No, io voglio restare a casa, sto a casa, io non vengo! E quando dico che non vengo, non vengo! Come on! Oh, ho detto che... Ah. Come on! Ha detto come on! E come on in inglese vuol dire andiamo! E loro ho capito, andiamo! Andiamo pure.
E piantalo con quella rivoltella. Mi dà fastidio. Se la guardo sbando. Non ci credi? Vuoi vedere che se la guardo sbando? Io la guardo, eh? E hop! Ecco che ho sbandato. Hai visto? Ci rimetti anche tu. E va bene, proviamo con la maniera dolce, su. Dammi un bacino, piccolo piccolo. No. E il tuo paese sarebbe quello dell'ospitalità. E pensare che io ho rischiato di farmi ammazzare per te da Caterina. Ingrata. Caterina? Ridi, ridi. Sei tu che hai fatto lo scherzo delle foto, eh? Ma hai cambiato il rollino. Where are the foto? Che ne so. Ah, ce l'ho in tasca, già. Guarda, fruga dentro bene. Eccoli dentro. Dammi qua. Fermo. Dai qui. Eccoci qua, con le posizioni invertite. Stavolta la quadriglia la comando io, eh? Io comando e tu balli, perché il giocattolo ce l'ho in mano io. E lo adesso scendi, la macchina la guidi tu. Su. E niente scherzi. Bene. E allora, bellezza esotica, vuoi parlare o... o vuoi che faccia del tuo corpo un colabrodo, eh? This click. No boom. Ah, volessi dire che scarica? Vecchio trucco. E adesso sentimi bene. Ma tu chi sei? Cosa vuoi? Perché mi hai rubato quelle foto? Io ci facevo 10 milioni con quelle foto. E me le hai sostituite con una ragazza in bikini che non mi interessa. Non ci faccio una lira. Sai quante foto come quella ragazza posso avere io? Ogni giorno 3.000. Stupida. You stupid. I police. Tu police? Tu polizia? E che sei venuto a fare a Roma? Cosa facevi in quei sotterranei lì sotto le gallerie? Ostia. No. No, ostia. Home, casa. Hai detto ostia? Va bene. Andiamo ad Ostia. E adesso ci scambiamo di posto, eh? Vieni qua. Me there? Sì. Your place? Sì, sì, al mio posto. Mettiti lì. Sul sedile, no, no, non così, giù. Go down. Down, ecco, così. E non ti muovere, eh? Ecco, ferma lì. Se ti vedono, non ci lasciano entrare. Buongiorno. Stampa, posso entrare? Mi faccia vedere il tesserino. Eccolo. Ma questo è avvadente. Stupido. Questo va bene? Io però non ho visto niente, eh? Grazie. You go now. You photo dead man Scarface. Io fotografo il morto. Vabbè. Andiamo a fotografare l'uomo con la cicatrice. Però, sì, va bene. Però quello con la cicatrice non è morto. Quick. Ho capito. Tanto non è morto lo stesso. Lo so io.
Quello è un altro. Le case de qua e de là.